Il Miracolo di Valentino è un progetto finanziato nell'ambito del CSV Redditi Volontariato, promosso da Cantiere Giovani e Comitato Ambiente. Il Comitato Ambiente è una realtà di persone che, diciamo, hanno già deciso da alcuni anni di impegnarsi per l'ambiente partendo proprio da Fatta Maggiore. Hanno aderito a questo gruppo anche il gruppo Comitato No ai Tralicci, che sta facendo una lotta e una battaglia per far interrare i tralicci a Fatta Maggiore, e una serie di altri gruppi come il gruppo Piste Ciclabili, che promuove le piste ciclabili a Fatta Maggiore, e un gruppo Acquazione che promuove l'acqua pubblica. In più ci sono altri gruppi che stanno cercando di aderire. L'idea è creare un movimento che non parte solo da Fratta Maggiore, ma che magari Fratta Maggiore potrebbe essere una sorta di punto di riferimento per estendersi da un territorio che va magari da Giugliano ad Acerra e che prende tutto questo territorio, insomma, che è stato ormai devastato dall'ambiente. Quindi noi il nostro lavoro fondamentalmente lo facciamo nell'ottica della promozione, sensibilizzazione e, perché no, anche protesta rispetto a una serie di situazioni. Ovviamente le guardie ambientali per noi sono uno strumento strategico, perché, diciamo, come dire, noi ci porremo proprio l'obiettivo di capire meglio come funzionate e in che modo, diciamo, confrontarci con voi nel dare informazioni, nel cogliere informazioni, nel chiedere i vostri interventi, insomma. Quindi vi invitiamo ovviamente ai mercoledì per l'ambiente, che è aperto a tutti i cittadini tutti i mercoledì. E l'idea prossima, come obiettivo prossimo, avremo quello di organizzare una sorta di incontro, convegno istituzionale, dove invitare anche istituzioni o il Ministero, se è il caso, con diversi comuni, appunto da Giugliano ad Acerra, per fare un po' il punto della situazione, perché esistono delle priorità, e le sappiamo un po' tutti, però effettivamente non sappiamo cosa si sta facendo rispetto alle diverse priorità, tipo legato all'inquinamento acustico, piuttosto che al problema dello smaltimento rifiuti, piuttosto che inquinamento ambientale, eccetera. Quindi, diciamo, l'idea, diciamo, che stiamo portando avanti è sul nascere, e quindi siamo lieti di iniziare a intraprendere una collaborazione. Ringraziamo. Io sono già vicino a loro, ho avuto alcuni incontri con il dottor Efficio. Mi scuso se per due mercoledì non ci siamo visti, ma esigenze di servizio mi hanno impedito letteralmente di poter partecipare a questi incontri. Le guardie ambientali saranno a disposizione della città, ma soprattutto a movimenti come i Cantieri Giovani, che ha sempre dato, potrei dire, il sangue per la città, sotto tutti i punti di vista. Noi ovviamente ci occuperemo di quelle guardie che stanno incominciando a muovere i primi passi. Ci interessiamo anche di inquinamento acustico, inquinamento ambientale, inquinamento elettromagnetico, e abbiamo anche delle attrezzature presso il comando regionale, il cosiddetto furgoncino volante, lo chiamiamo noi, che quando ne facciamo richiesta viene nelle città per misurare tutti i gradi di inquinamento che ci sono, sia nell'ambiente, lo stato elettromagnetico, quello delle acque salde acquifere, del suolo e del sottosuolo. Quindi una vera e propria attrezzatura professionale riconosciuta anche dall'ARPA.